Ciao Domenico, siamo a Paolo, mi sono commentare. perduto. Ciao, siamo a commentare una vittoria molto attesa. Io ho fatto un giro attraverso i social, si è sottolineato anche come ci sia voluta veramente tanto, no? La rabbia e anche l'orgoglio, ha detto in particolare Chiellini. Dimmi un po' quelli che sono i commenti del giorno dopo. Sì, sicuramente è una vittoria tanto importante quanto sofferta, quindi sicuramente i commenti riguardano appunto la fatica, se vogliamo, fatta un po' da Juventus per portare a casa questi 3 punti contro una squadra importante, ma sicuramente non tra quelle top a livello europeo. Ecco. Quindi sicuramente si è sottolineata la fatica che ancora una volta la Juventus ha fatto a livello di prestazione per portare a casa il risultato, ma d'altro canto si è sottolineata l'importanza di questi 3 punti, perché come hanno sottolineato anche tanti giocatori sui social e lo stesso Allegri, in questo momento i 3 punti erano assolutamente la cosa fondamentale e da portare a casa ad ogni costo, e credo lo si sia fatto con la giusta rabbia e con la giusta cattiveria. Ecco, quindi i 3 punti sono stati conquistati, in questo momento conta soprattutto questo in vista delle prossime partite, in vista soprattutto di un girone che rischiava di complicarsi fino a pochi minuti dalla fine, e invece con questi 3 punti, ecco, la situazione sicuramente appare più rosea adesso. Domenico, i promossi e i bocciati di tifosi bianconeri. Beh, sicuramente il giocatore che ha ricevuto il maggior numero di critiche è un po', diciamo, sul nostro forum in linea con quello che si è visto allo stadio, ovvero i fischi a Storaro alla sua uscita, credo siano stati un po' emblematici di quella che è stata la prestazione del giocatore. Io credo non del tutto per colpa sua, nel senso che Storaro lo conosciamo, un mediano, suo malgrado adattato a fare il terzino per necessità, e quindi ecco, sicuramente ha dimostrato ieri che probabilmente quello non è il suo ruolo ideale, almeno a mio avviso e ad avviso di molti tifosi sul nostro forum, la prestazione non è stata all'altezza della situazione. Insieme a lui anche abbastanza criticato, devo dire, Benatia, per una prestazione a livello difensivo non eccellente, a differenza invece del compagno di squadra Chiellini, che è stato sicuramente tra i più elogiati, insieme a Gonzalo Higuaín, finalmente rivisto in una forma di smagliante, a cui è mancato solo il gol. Quindi una difesa che dipende ancora di più e sempre dai senatori, Domenico, perché la prestazione di Benatia è stato bocciato, non abbiamo visto Rugani e il pensiero è che per qualche motivo non sia in condizione in questo momento, visto che non viene schierato, una difesa che dipende ancora una volta da Chiellini e Barzagli. Sappiamo però che per motivi di età non possono giocare tutte le partite e quindi ci vuole ancora una fase di rodaggio in difesa. Si è parlato, lo chiedo anche a te perché è stato un tema caldo veramente negli ultimissimi giorni, dell'assenza nuovamente di Rugani. Sì, sicuramente l'assenza di Rugani è un tema molto discusso sul forum, perché intanto ci si aspettava magari di vederlo già titolare ieri sera, visto comunque che in queste ultime partite in campionato non l'abbiamo praticamente mai visto, di conseguenza ci si aspettava di vederlo magari titolare ieri. Invece non l'abbiamo visto titolare e non l'abbiamo visto nemmeno subentrare a partita in corso, come magari molti si sarebbero aspettati. Sicuramente quello di Rugani è una questione che lascia molti dubbi, perché il giocatore comunque lo scorso anno soprattutto ha fatto intravedere grandi qualità, e quindi da più parti ci si chiede come mai Allegri non lo veda ancora pronto per poter fare, se non il titolare, quantomeno il subentrante in questa Juventus, visti anche i problemi difensivi che abbiamo visto nelle ultime settimane in tutto questo avvio di stagione. Ecco, vedere Rugani in campo sarebbe sicuramente una soluzione interessante, perché appunto lo stesso Benatia al momento non ha fornito grandi garanzie, e gli unici forse davvero che ne hanno fornite, come dicevi giustamente tu, sono i senatori Chiellini e Barzagli, ma come dicevi sempre giustamente, conosciamo l'anagrafe dei due giocatori, sappiamo che non potranno giocarle tutte da qua alla fine.
Quindi ecco, vedere Rugani in campo sarebbe sicuramente interessante anche per questioni anagrafiche, per avere un giocatore giovane e pronto per poter giocare in qualunque partita. Anche perché Domenico Sturaro non ha convinto, anche noi abbiamo avuto molti commenti negativi in questo senso, nel ruolo di terzino. Alexandro non era in forma al di là dell'errore che ha portato la Juventus in svantaggio. Sì, Alexandro è un altro tema caldo di questo avvio di stagione. Sicuramente fino ad ora non abbiamo visto il miglior Alexandro, non abbiamo visto quello cui il terzino brasiliano ci ha abituato nelle stagioni passate. È evidentemente giù di tono a livello di forma, ma credo che questo rispetto ad altre questioni sia forse quella meno preoccupante, perché il giocatore c'è, lo conosciamo e probabilmente ha solo bisogno di un po' di tempo per rimettersi completamente in forma. Sicuramente ieri non è stata la sua miglior prestazione, tralasciando l'autogol che può capitare a chiunque, ma ecco, a livello sia difensivo che offensivo ci si aspetta sempre qualcosa in più da parte di un giocatore come lui. Commenti su Douglas Costa, era atteso da molti, questa volta è stato decisivo. Sì, ieri Douglas Costa è stato un po' l'uomo della provvidenza. Appena entrato ha messo subito il cross giusto per la testa di Mandzukic, portandoci in vantaggio. Quindi ecco, era molto atteso e non ha deluso le attese. Quindi c'erano in molti, anche durante il live sul nostro forum, a richiederne l'ingresso in campo, già da molti minuti prima che poi effettivamente questo ingresso avvenisse. E appena è entrato ha fatto subito vedere le sue qualità, ha fatto vedere di poter essere un giocatore sicuramente molto importante per questa Juventus nell'arco della stagione. Com'è stata valutata invece la prestazione di Cuadrado? Beh, la prestazione di Cuadrado è stata valutata un po' con luce ed ombra, nel senso che sicuramente è stata elogiata la sua voglia sempre di proporsi, comunque di cercare sempre la giocata offensiva, ma d'altro canto gli è stata rimproverata qualche piccola disattenzione in fase difensiva. Io credo che comunque Cuadrado abbia un po' di attenuanti, perché appunto ieri complice una prestazione non eccellente di Sturaro, a mio avviso, si è ritrovato, diciamo, un po' solo su quella fascia, ecco. Quindi io penso che abbia le attenuanti del caso. In fase offensiva invece credo che abbia giocato bene e talvolta non sia stato trovato nella maniera ideale da parte dei compagni. Alle volte, in determinate occasioni, quando poteva essere servito meglio, forse veniva sempre servito con un po' di ritardo. Veniamo a Bernardeschi, anche per lui c'è grandissima attesa. Come viene vissuta questa fase in cui c'è un inserimento così graduale? È intervenuto addirittura Marotta per dire, insomma, si critica ma non si tiene conto del fatto che questo ragazzo è arrivato da poco e non ha ancora 24 anni. Sì, è vero, come sempre accade quando ci sono acquisti specialmente molto onerosi, il non vederli in campo, ecco, suscita sempre un po' di discussione da parte dei tifosi. Io penso che, come sempre Allegri ci ha abituati in questi anni, serva un po' di pazienza. L'abbiamo visto con Morato, l'abbiamo visto con lo stesso Higuain e con molti altri, anche con Dybala. Ecco, Allegri ci ha abituato agli inserimenti graduali, con alcuni giocatori che evidentemente non ritiene magari ancora pronti, non so se a livello fisico, a livello tattico, perfettamente integrati con la squadra. Ecco. Penso che arriverà anche il momento per Bernardeschi, e quando arriverà sicuramente il giocatore sarà pronto e completamente integrato con la squadra. Io credo che Allegri attenda soprattutto questo, di metterlo nelle condizioni migliori per poter poi rendere al 100% con la Juventus. Ricordiamo che siamo solo ad ottobre, la stagione è lunga e le partite sono tante. Ci sarà spazio per tutti, anche per Bernardeschi sicuramente. Un centrocampo che dipende da Miralem Pjanic, Domenico, e quanto si è sentita la sua assenza? Beh sì, sicuramente questo è stato un po' il pensiero di tutti ieri, ma non solo ieri. Nelle partite precedenti l'assenza di Pjanic credo sia stata lampante e chiaramente molto pesante. Ieri è ritornato e si è ricominciato a vedere un certo tipo di gioco, almeno a sprazzi, un certo tipo di geometrie, e ovviamente anche un gol importante a cui ci ha abituato Matti, il bosniaco, con le sue punizioni. Quindi sicuramente Pjanic in questo momento è un giocatore assolutamente fondamentale per questa Juventus e forse l'unico davvero imprescindibile a centrocampo. Per quanto riguarda invece le valutazioni degli altri centrocampisti, Beh, si è sottolineata la prestazione di Khedira, ancora forse non al 100% della condizione, ma credo sia anche normale visto il rientro dall'infortunio, tanto che poi appunto Allegri lo ha dovuto sostituire perché fondamentalmente il giocatore non ce la faceva più ed era un po' stremato a livello fisico.
un discreto ingresso da parte di Matuidi, seppur forse non nella sua miglior giornata. Comunque in generale il centrocampo è una delle poche reparti che bene o male riceve quasi sempre elogi. Ecco. In questo momento le critiche sono concentrate soprattutto sulla fase difensiva e su alcuni singoli della difesa in particolare. Si sono assolutamente invertiti gli elementi, Domenico, rispetto alla passata stagione in cui si sottolineavano le carenze a centrocampo, come cambiano le cose. Volevo arrivare in chiusura invece alle valutazioni che hanno riguardato Paulo Dybala. Anche i vostri utenti l'hanno trovato insomma, non particolarmente attento in una fase calante. Sì, effettivamente è stato sottolineato come il giocatore non sia sicuramente in un momento brillante a livello di forma, a livello di cattiveria e concentrazione, ma ecco, io penso che, come capita sempre nell'arco di una stagione, i giocatori vivano di fasi alterne, come è normale che sia, in base anche agli impegni. Ricordiamo che comunque il giocatore ha già giocato tante partite e quindi un piccolo periodo di appannamento credo sia anche fisiologico. Ha già segnato molti gol in campionato quest'anno, è vero, ha sbagliato due rigori, ma i rigori può sbagliarli chiunque. Quindi, per carità, è giusto sottolineare che non si trovi in un gran momento di forma, come in effetti fanno in molti sul nostro forum, ma è anche giusto ricordare che il giocatore comunque è importante e sicuramente darà un contributo fondamentale alla Juventus anche quest'anno, come già fatto nelle passate stagioni. Abbiamo ancora un minuto, Domenico, voglio chiederti le valutazioni sul gioco della Juventus. Beh, ecco, il gioco della Juventus sicuramente in questo momento è un po' sotto accusa da parte dei nostri utenti perché certamente non si è visto ancora in stagione un gioco brillante da parte della Juventus, anzi molti dicono che la Juventus al momento non abbia proprio un gioco. Io credo che comunque, come sempre, negli avvii di stagione la Juve ci abbia abituato ad essere un po' lenta a trovare determinate geometrie, determinati automatismi, tanto più quando poi si cambiano tanti giocatori. Credo si debba avere un po' di pazienza e dare tempo ad Allegri e ai giocatori di mettere a posto determinate cose. Credo che al momento opportuno la Juventus si farà trovare pronta, come sempre fatto negli ultimi anni. Ancora in 30 secondi, critiche legate in qualche modo a questa mancanza di gioco al tecnico Massimiliano Allegri? Sì, beh, Allegri in realtà ha sempre subito un po' di critiche, a mio avviso talvolta anche ingiuste, tanto più le subisce adesso in cui la Juventus non è prima in campionato e non ha sfoderato delle grandi prestazioni. Diciamo, in questi 3-4 anni siamo stati abituati a vedere critiche anche spesso immotivate ad Allegri, quindi non mi stupisce vederne adesso che la Juventus non è sicuramente nel suo momento migliore, ecco. In molti vorrebbero vedere un altro allenatore sulla panchina della Juventus dal prossimo anno. Qualche estremista vorrebbe vederlo anche prima. Ecco, io non sono assolutamente d'accordo con questi estremismi. Magari a fine anno si potranno fare valutazioni in base a come andrà la stagione della Juventus, ma certamente per il momento Allegri è con merito l'allenatore della Juventus e sono sicuro che anche quest'anno riuscirà a trovare una quadra per questa squadra, come fatto sempre negli anni passati. Grazie allora Domenico Barilla che ritroveremo in Topcom. Buon proseguimento. Prossimo.